La prova regina dello Stato della Florida contro Chico Forti è stata la sabbia. Un quantitativo di sabbia della grandezza di un pollice, trovato nel gancio di traino della macchina di Chico, una Range Rover. La questione imbarazzante è come è stato trovato. Una prova fabbricata e usata contro Chico con un'analisi fantasiosa per collocare l'italiano sulla scena del crimine. Ma la verità è che Chico Forti è stato condannato per aver detto una bugia alla polizia, cioè per aver affermato di non aver mai visto Dale Pike, la vittima, mentre lui stesso era andato a prenderlo all'aeroporto. Il produttore TV voleva rimediare a quella menzogna, ma ormai era troppo tardi. Se negli Stati Uniti menti, sei colpevole. Emergono verità sorprendenti nella vicenda di Chico Forti, l'ex imprenditore trentino che ha passato 23 anni nelle carceri della Florida, Stati Uniti, per l'omicidio di Dale Pike. Il crimine risale al 15 febbraio del 1998. La giornalista Rita Cavallaro svela queste novità. La vicenda di Chico Forti è incredibile e indigna per la forte ingiustizia subita da quest'uomo, rinchiuso in un carcere di massima sicurezza statunitense da oltre 20 anni, con la tremenda prospettiva di poterne uscire solo da morto. Grazie alla famiglia Forti, in questi anni si è creata la cosiddetta onda di Chico, migliaia di persone che sostengono l'innocenza dell'italiano e ne chiedono la liberazione. E allora la mia deformazione professionale di cronista mi ha spinto a cercare nelle carte, perché sono gli atti a parlare. Non basta dire che una persona è innocente solo perché lo sostengono la famiglia, gli amici e i supporters. Sorgono ombre, manipolazioni e perfino conflitti di interessi. Il riferimento è all'avvocato di Chico, Ira Lowy, che all'epoca lavorava come pubblico ministero per lo Stato americano in un altro processo. La giudice Victoria Plaetzer, che aveva prosciolto Chico dalle accuse di truffa, ha poi indicato la stessa truffa come movente del delitto, violando la regola della doppia incriminazione. In effetti, la legge americana vieta di processare una persona due volte per lo stesso reato. Ma ripercorriamo questa storia, fino ad arrivare al nocciolo principale, la sabbia sul fuoristrada, la prova manipolata. Enrico Chico Forti è un imprenditore e produttore cinematografico nato e cresciuto a Trento. Si è trasferito negli Stati Uniti negli anni 90 dopo aver vinto una discreta somma al quiz Telemike, condotto da Mike Bongiorno. Voleva cambiare vita, ma il suo sogno si trasformerà in un incubo. In America incontrò l'uomo d'affari Tony Pike, con cui negoziò la vendita di un hotel a Ibiza. Nel frattempo stava lavorando a un documentario sulla morte di Andrew Cunanan, l'assassino di Gianni Versace. Chico comprò persino la casa galleggiante dove Cunanan era stato trovato morto dopo aver sparato allo stilista. Così uno dei poliziotti di Miami Beach che indagavano sul caso lo contattò e gli disse di avere importanti informazioni da vendere. La transazione non andò a buon fine. Ed eccoci alla notte del 15 febbraio 1998. Dale Pike, figlio di Tony, venne trovato morto su una spiaggia di Miami, ucciso con una calibro 22. Era completamente nudo. Accanto al corpo c'erano una carta dell'ufficio immigrazione, una carta d'imbarco, un pendaglio dell'hotel Pikes Ibiza, una carta telefonica, 10.000 pesetas, valuta spagnola, e una camicia insanguinata, forse la sua. Era arrivato da poche ore a Miami, si scoprì che il biglietto aereo era stato pagato da Chico Forti, così partì l'indagine su di lui. Da quel momento in poi nacque una fitta rete di false prove per incastrare l'imprenditore e proteggere il vero assassino. Si scoprì che la calibro 22 del delitto era stata acquistata dal truffatore tedesco Thomas Knott con la carta di credito di Forti. Poi c'è il dettaglio della sabbia ritrovata nel gancio di traino dell'auto di Chico. Harold Wenless, il consulente che analizzò il materiale per conto della polizia e dell'accusa, nel controinterrogatorio con l'avvocato della difesa, disse: «Non ho raccolto io i campioni forniti e descritti come provenienti dal gancio del traino. Non ho mai visto la Range Rover di Forti.
Non ho mai esaminato il gancio del traino. Il difensore chiese: Lei non sa com'è stata raccolta questa piccola quantità di granelli di sabbia? No. Dunque ricevette il campione dall'agente Carter? Sì, nel maggio 1998. E lei non sa dove è stata raccolta la sabbia? È corretto. Non ho prelevato io la sabbia. Il testimone ha confermato che la sabbia trovata nel gancio del traino del fuoristrada di Chico Forti, che lo collocava sulla scena del delitto, poteva essere stata raccolta ovunque. Wenless disse che la sabbia non era di qualità eccezionale per un confronto. Ma non è tutto. L'avvocato difensore chiese al testimone: Ha mai esaminato il gancio del traino? No. Quindi lei sta descrivendo alla giuria qualcosa che non ha mai visto. Lei è qualificato per deporre in un tribunale come esperto di ganci da traino? No, ma immagino faccia parte del mio lavoro, perché lavoro con la sabbia e il movimento della sabbia. Non ha mai esaminato la fluidodinamica in quel gancio da traino? No, non ho mai fatto dei test. Il campione di sabbia, teoricamente prelevato dal SUV di Chico, è stato conservato in laboratorio fino al 2000, ma la difesa non è mai stata in grado di analizzarlo. Nel frattempo, l'imprenditore era già stato incriminato. La manomissione delle prove risalirebbe ai giorni in cui nel laboratorio entravano e uscivano agenti senza alcun controllo. Rita Cavallaro dice: Anche nel controinterrogatorio del detective John Campbell, l'avvocato Lowey lo mette in scacco, perché non c'è nulla che certifichi dove e come abbia prelevato la sabbia. Nonostante l'abilità dell'avvocato di Chico e gli evidenti errori nelle indagini, il 15 giugno del 2000 il dibattimento si conclude. Dopo aver riflettuto sui capi di imputazione, alle 10:10, la giuria si riunì per deliberare. E dopo 4 ore e 45 minuti in camera di consiglio, i 12 giurati raggiunsero il verdetto: colpevole. Lesse il capo dei giurati: Quanto al primo capo d'accusa, riteniamo l'imputato colpevole di omicidio di primo grado con arma da fuoco. Il verdetto è unanime. La giuria uscì dall'aula e il giudice Victoria Pletz inflisse la pena. Sto per pronunciare la sentenza, vuol dire qualcosa? L'imputato rispose: Sono senza parole. Una sentenza scioccante confermata in appello. Quasi 20 anni dopo, il 4 maggio del 2019, Veronica Lee, una delle giurate, ammise: L'intero processo è stata una farsa e molte informazioni in quell'aula di tribunale ci sono state nascoste. Sono stata bullizzata dagli altri giurati perché sostenevo che ci fosse un ragionevole dubbio sull'innocenza di Chico Forti, ma mi hanno forzata psicologicamente perché cambiassi il mio voto. Ero giovane e inesperta. Da 20 anni mi porto dentro il rimorso di aver contribuito a incarcerare un innocente. Lo stesso Bradley Pike, fratello di Dale, nel 2020, ha inviato una lettera allo Stato della Florida. Scrivo a sostegno dell'immediato rilascio di Chico Forti. Un rilascio che non è ancora avvenuto e probabilmente non avverrà mai. Intanto, a Trento, è stata inaugurata una statua dedicata a Chico. Il suo scopo è sensibilizzare l'opinione pubblica e attirare l'attenzione sulla vicenda. Gianni Forti, zio di Chico, dice: Dedicare una statua a Chico è una cosa bella, ma noi vorremmo che lui tornasse in Italia. E per arrivare a ciò occorre che si attivi l'autorità statunitense. Una volta in Italia potremo chiedere la grazia al Presidente della Repubblica. Egli combatte per far emergere la verità. La condanna del nipote è ingiusta, frutto di un errore giudiziario. L'ex imprenditore è stato incarcerato in un carcere di massima sicurezza e trattato come il peggiore dei criminali. Un regime carcerario duro. Di recente, grazie alla Convenzione di Strasburgo, il regime è stato allentato, dice lo zio. Attualmente il carcere è meno duro. Chico può ricevere visite. In ogni caso non ha potuto partecipare al matrimonio della figlia, né rivedere la madre anziana. Sia l'attuale che i precedenti governi si sono attivati per riportarlo in Italia. Molte persone si sono spese per ottenere una revisione della sentenza. La speranza
è di avere notizie molto presto.